Allora, buonasera a tutti, direi di iniziare. Io introduco un attimino l'incontro, grazie per essere tutti qua. L'incontro è dedicato al mare di Ostia, al mare di Roma, ma al mare che è un bene comune di tutti. E lascerei subito la parola a Stefano Costantini, che è il caporedattore, diciamo, della cronaca di Roma di Repubblica, che però saluto anche per quello che è il senso di questa iniziativa all'interno della città che resiste, che stiamo portando avanti da mesi, ormai da un anno. Allora sì, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Insomma, è un posto importante dove ci siamo oggi, ed è un momento importante perché, appunto, come diceva Marino, è un anno che abbiamo cominciato una campagna che si chiama, appunto, la città che resiste. L'abbiamo condotta per molti mesi, per i primi 8 mesi l'abbiamo condotta raccontando iniziative di cittadini che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo per migliorare la città. Non chiedevano niente, non si lamentavano di niente, si erano imboccati le mani, che hanno fatto qualcosa per la città, per migliorare la propria qualità della vita. Pensavamo di farlo per un mese, siamo andati avanti per 8 mesi, ne abbiamo raccontate centinaia, forse chissà quante altre ne abbiamo tenute fuori perché non le abbiamo raccontate tutte. Abbiamo scoperto un mondo, e poi da gennaio abbiamo fatto un evento in teatro, forse qualcuno di voi è anche partecipato. Avevamo deciso poi che da quel momento avremmo fatto una cosa diversa, saremmo andati con il giornale a raccontare nei luoghi dove le cose accadevano. Ecco, la presenza nostra oggi qui, siamo in 5-6 del nostro giornale, è una presenza che non è tanto simbolica. Recentemente siamo andati anche a Piazza San Cosimato, la casa alla Cinema America, a portare la nostra solidarietà ai ragazzi del Cinema America. Abbiamo in qualche modo fatto una delle iniziative più note e più nobili, ma ne abbiamo raccontate tantissime, anche più piccole, micro, di piccolissime iniziative, ma che hanno un senso, cioè un stesso senso hanno, cioè quello di migliorare, appunto, la qualità della vita in questa città disastrata. Oggi abbiamo fatto un titolo che è Vergogna Capitale, no? Per quello che sta accadendo per i rifiuti, ma ci potremmo vergognare per molte altre cose, per come è ridotta la nostra città. E poi sono contento di portare qui la nostra redazione oggi, perché questa è il simbolo di una lotta importante, una lotta per la legalità, quindi è una lotta che ci vede impegnati in prima fila da tanto tempo, e quindi è importante essere in questo posto riconquistato, riportato alla cittadinanza, all'uso. Vedo, tra l'altro, io non c'ero mai stato, è anche un posto bellissimo. Purtroppo, venendo qui, non ho visto il mare, perché il tema di questo incontro è proprio quello del mare negato, e anche voi lo vedete. Era una battuta la mia, evidentemente, che anche voi non lo, e quindi il nostro contenuto. I giornali nascono un po' e hanno come funzione anche quella di abbattere dei muri, no? Fondamentalmente, perché c'è il muro dell'indifferenza, che è il primo muro che va abbattuto, quello dell'ignoranza, che nel senso che se tu non conosci le cose che accadono, ecco, il compito del giornale è accendere i riflettori, raccontare, analizzare, spiegare, e quindi in qualche modo abbattere un muro. Quello che vogliamo abbattere qui di muro, evidentemente, è un muro non soltanto metaforico, ma un muro fisico proprio, che, come voi sapete meglio di me, è un muro che ci impedisce, che impedisce a Ostia di vedere il mare, e impedisce a tutti i romani di accedere al mare di Ostia. Quindi è importante questa battaglia che stiamo facendo. Ovviamente la testimone di questa battaglia che abbiamo fatto in questi anni è Federica Angeli, che non solo è una nostra cronista impegnata, come sapete, ma è anche una cittadina di Ostia, quindi è in doppio ruolo di cittadina e giornalista, che ha fatto della lotta alla mafia la propria missione professionale. Quindi è importante che ci sia lei, siamo contenti che ci sia, anche se un po' acciaccata, ma c'è Federica Angeli, e quindi questo, insomma, per noi è molto importante. Qualcuno che, appunto, quando si diceva, quando abbiamo cominciato a scrivere, quando Federica ha cominciato a fare le sue inchieste, si parlava se la mafia a Roma c'è o non c'è. Ovviamente la magistratura si è incaricata di mettere sigillo, il timbro definitivo su questa realtà che tutti più o meno conoscevamo, sapevamo, ma mancava l'ufficialità. La magistratura questo l'ho ammesso, ma ce ne fosse bisogno, oggi, proprio oggi, c'è stata un'operazione anti-ndrangheta a Roma, hanno sequestrato
una quantità di cose che valgono 120 milioni di euro, hanno aziende, supermercati, case, qualunque cosa, bitcoin, tutto hanno sequestrato, una quantità di soldi che basterebbero a rattoppare forse le buche di Roma e a aggiustare i trasporti, chissà quante altre cose si potrebbero fare con 120 milioni, ed è una piccola parte del business della mafia. Infatti domani racconteremo, oltre all'operazione che ha portato a questi arresti e che è il sequestro di tutto questo ingente patrimonio, racconteremo proprio tutto quanto il business delle mafie a Roma. Ovviamente non è soltanto l'Andrangheta, chissà quanti altri in questo momento negozi che frequentiamo, aziende per le quali ci mettiamo in contatto, chissà, sono soltanto dei prestanome e sono invece gestiti dai clan o dalle associazioni mafiose. Quindi questo, insomma, è il nostro ruolo, quindi ci fa piacere portare qui il giornale e dare questa testimonianza, e poi domani racconteremo di quello che verrà fuori in questo dibattito, che è importante, abbiamo fatto in questi giorni di avvicinamento, ma domani a maggior ragione racconteremo ciò che verrà fuori da questo incontro. Io vi ringrazio appunto di essere venuti, ringrazio tutti i colleghi, tutti i partecipanti, e vi cedo la parola, non so chi, adesso do a Marino, lui deciderà. Grazie. Allora, tra i ringraziamenti, io ho ringraziato associazioni, i comitati che sono voluti essere qui oggi. Devo ringraziare anche il porto e la palestra Legalità, le persone di Monanni, Massimo Monanni, che così gentilmente ci ha ospitato in questo bellissimo spazio che è rinato. E come devo ringraziare l'autorità del porto, diciamo, l'amministratore giudiziario che ci ha concesso, diciamo, tutto il suo aiuto per organizzare questa iniziativa. Quindi grazie a Donato Pezzutto. Io prima di poi presentare i relatori partirei subito con un video che racconta un po' tutta Ostia, quella che abbiamo in qualche modo sintetizzato, diciamo, in questi giorni sulle pagine di Repubblica. Grazie. È la città delle potenzialità inespresse. Siamo qui sul mare di Ostia, che è uno dei simboli di come quello che dovrebbe essere un bene comune è stato in realtà strappato dai privati che ne hanno fatto un business per poche famiglie, sempre le stesse. Ostia è conosciuta per il lungomuro, a 12 km circa di linea costiera, almeno l'80% è occupato da circa 71 stabilimenti, di cui la maggior parte ha cementificato la costa con palazzi, centri benessere, spa, ristoranti. È una distesa di cemento che ha occupato il mare e ne impedisce non solo di vederlo, ma anche di sentirne l'odore. L'assurdità di Ostia è che mentre le spiagge libere sono fondamentalmente senza servizi ricettivi e chi vuole anche un bicchiere d'acqua deve andare negli stabilimenti privati, nel frattempo gli stessi offrono alla clientela, naturalmente a pagamento, piscine a 5 stelle, centri benessere, spa, ristoranti, e questo non è chiaramente il concetto di mare bene comune. Prevede anche la possibilità che ci siano dei teloni a oscurare proprio la visuale del mare. Dietro questi teloni ci sono materiali di risulta non meglio identificati, sostanzialmente un deposito.
qui siamo di fronte alla famosa spiaggia Ex Arca. Questa fino al 2015 era una spiaggia gestita da un ente caritatevole, poi hanno restituito la concessione e da allora è fondamentalmente abbandonata. È diventato un rifugio per sbandati e senza tetto, e dentro c'è fondamentalmente una discarica con materiali di risulta, calcinacci, eternit, chiodi, vetro. Noi siamo diversi anni che lo denunciamo, è una discarica a cielo aperto. Il municipio quest'anno ha deciso di renderlo interdetto all'accesso, ma di fatto rappresenta una ferita aperta sul lungomare, anche perché questa nell'arco di diversi chilometri è l'unico accesso libero ed è proprio in corrispondenza della fermata della metropolitana, per cui tutti quelli che scendono, turisti, residenti eccetera, la fermata Cristoforo Colombo, arrivano da questa parte e trovano questo spettacolo. Come si può fare per restituire ai cittadini il grosso di queste potenzialità? La prima risposta è fare rete, è quello che noi stiamo cercando di fare. La palestra è concepita come un ponte, non come un'isola, e non è a caso che stiamo sviluppando accordi con tutte le istituzioni del territorio, a partire dal municipio, dagli istituti scolastici, alcuni stabilimenti balneari che sono anch'essi confiscati, con i quali poter attivare dei percorsi condivisi, che è importante partire da una collaborazione operativa su singole attività e soprattutto per far crescere la consapevolezza dei cittadini che l'operato delle pubbliche amministrazioni non necessariamente deve essere visto come negativo, come purtroppo per una serie di ragioni anche oggettive i cittadini sono portati a fare. Sono Salvatore Giuffrida e Maria Cristina Massaro. Vi spiego un pochettino come si svilupperanno i lavori. Allora, intanto ora presento tutti i relatori qui al tavolo. Ci sarà un primo momento molto rigido di interventi, massimo 5 minuti, perché c'è lui che è dalla palestra, c'è il timer, per cui dopo i 5 minuti in sostanza interviene lui, ma anche gli altri. Quindi soltanto 5 minuti per ciascuno. Dopodiché, per questo, per consentire di dare spazio anche alle domande, chi vuole intervenire, tra l'altro c'è già una lista di persone che si sono segnate. Quindi intanto vado a presentare i presenti, ringraziandoli. Roberto Scacchi di Lega Ambiente, lui è presidente del Lazio e di Roma, Marco Genovese di Libera e Massimiliano Monagni, che abbiamo già conosciuto prima, Agostino Biondo, Comitato Mare per Tutti, Claudio Peppoli, WWF, e poi i colleghi, Federica Angeli e Enrico Bellavia, che è il vice capocronista, diciamo così, della cronaca di Roma, e c'è tutta una sua esperienza anche sulla legalità, perché lui viene dalla Sicilia, lui è stato un cronista di due giudiziarie, ha scritto tante inchieste anche sulla mafia e ultimamente, negli ultimi anni, si è occupato anche di Ostia. Quindi inizierei, diciamo, intanto da Biondo. Il paradosso, diciamo, di questa situazione è che chi vuole in qualche modo intervenire rischia di essere denunciato, mi sembra. Voi ne sapete qualcosa, perché per recuperare una spiaggia e per semplicemente distribuire gratuitamente dell'acqua ai bagnanti, vi siete beccati una denuncia, mi sembra. Prego. Intanto ci tenevo a ringraziare la redazione di Roma della Repubblica per questo appuntamento veramente importante che viene, ci tengo a specificarlo, a seguito di un lungo percorso che è stato intrapreso da questo giornale, da questa importante testata, dietro alle vicende di Ostia e anche del mare di Roma, quindi in particolare ovviamente Federica Angeli, che è un po'
acceso i riflettori su questo territorio, su alcune cose che spesso non si dicevano. Ovviamente Enrico Bellavia, che più volte è venuto nelle nostre scuole, nelle scuole del nostro territorio per parlare ai ragazzi, e Salvatore Giuffrida, che si occupa specificamente di litorale in questo periodo. Poi ovviamente Marino Bisso e tutta la redazione che c'è oggi. Sì, innanzitutto vorrei fare una brevissima premessa. Perché è importante parlare di mare? Perché il nostro comitato, la nostra associazione si sta occupando di mare. Vedete, io penso che ci sia un ruolo simbolico molto importante che ha il mare. Il rapporto tra l'uomo e il mare è sempre stato qualcosa di molto speciale. E guardando il mare l'uomo scopriva i propri confini, i propri limiti, e cercava di superarli. Non mi dilungo molto in questa parentesi, diciamo, poetica, ma penso sia abbastanza chiara. C'è bisogno che la nostra città possa riaffacciarsi sul mare, perché il mare è fonte di ispirazione ed è un punto di aggregazione e di socialità fondamentale per la nostra città e per la nostra società in generale, da cui possono partire tante altre battaglie. Sì, quello che è successo è un episodio molto caratteristico, quello a cui si faceva riferimento poco fa. Siamo andati a una spiaggia libera con un gazebo per distribuire alcune bottigliette d'acqua e abbiamo preso una bella denuncia da parte del capogruppo in municipio di maggioranza per abusivismo, Antonio Di Giovanni, sì, per abusivismo del gazebo che avevamo posizionato, perché era una piccola zona dopo. Quando insomma la situazione di abusivismo sul litorale si capisce che è un po' diversa. Qual è il discorso che noi ci teniamo a portare avanti? Quello che abbiamo, attenzione, non solo sul mare di Roma, ma purtroppo su gran parte degli 8.000 km di costa, di cui può godere, che può vantare il nostro paese, è un sistema di trasformazione di quello che deve essere demanio pubblico, quindi stabilito dal nostro codice civile, che deve essere pienamente fruibile, inalienabile, e al massimo può essere concesso a dei privati. Concedere, attenzione, è un verbo preciso, concedere si sta concedendo, sono io Stato, cioè noi cittadini che concediamo a un privato di fare, concediamo, è una concessione, che concediamo a un privato di fare anche del lucro su uno stabilimento. Perché? Perché gestisca nell'interesse pubblico, quindi nel nostro interesse, questo bene. Quello che è successo è che grazie a un sistema di proroghe concatenate, non ho problemi a dirlo, volute da tutte le forze di governo che si sono alternate appunto al governo del nostro paese, un sistema di proroghe concatenate che hanno generato di fatto un regime di proprietà sul mare, una proprietà. Ecco, che cosa succede quando uno diventa proprietario di un terreno? La prima cosa che fa è alzare i muri, recintarli. Ecco, questo noi ci teniamo a dire, per rispondere anche, scusate se entro un attimo nella polemica, proprio citando l'articolo che è uscito oggi sulla Repubblica, per cui il capogruppo, in questo caso del Campidoglio, Paolo Ferrara del Movimento 5 Stelle, avrebbe detto: se tirate giù gli abusi, noi vi proroghiamo le concessioni. Adesso brevemente vorrei, non è finito il tempo, non ce la faccio. Comunque noi vi concediamo la proroga delle concessioni, che in realtà è legittima, ma poi questo magari lo accenno dopo, e praticamente voi tirate giù gli abusi, in cambio noi vi lasciamo la proprietà del mare, perché questo è di fatto quello che è stato detto. Ecco, noi ci battiamo proprio contro questo concetto. Il muro è una conseguenza di un problema, non è il problema in sé. Il muro è solamente la manifestazione di una mentalità che ha portato a vedere il mare appunto come una proprietà privata. Ecco, io penso che la battaglia sul mare, poi chiudo, magari dopo c'è un attimo per parlare del percorso che stiamo facendo proprio contro questa proroga delle concessioni. Il mare è un elemento simbolico, dicevo prima. Spesso viene detto che noi giovani, insomma noi ragazzi, abbiamo bisogno di opportunità. Io invece penso che in momenti di profonda crisi sociale ci sia bisogno di altro. Penso che, sì, finisco, mi spiego, giuro,
Penso che quando ci sono stati nella storia altri momenti di profonda crisi, pensiamo per esempio al regime fascista, le giovani generazioni non avevano bisogno di opportunità, ma in quel caso hanno imbracciato un fucile e si sono costruiti il mondo che volevano. Ecco, io penso questo, che noi giovani in questo momento abbiamo bisogno di costruirci il mondo che vogliamo a partire da domani. Ecco, dato proprio questo rapporto speciale dell'uomo col mare, partire intanto dal mare della capitale d'Italia, per riappropriarci intanto di questo pezzo importante del nostro pianeta che vediamo alla fine che sta facendo, sia il punto di partenza ideale per costruire il mondo di domani per tutta la nostra generazione, che sarà quella che continuerà a essere qui. Grazie. Allora, andate anche sul mare di Ostia. È considerato un po' l'oro di Roma, il mare di Ostia, perché vale, è stato stimato che valga 1.400.000.000. E 71 stabilimenti ci sono, 25 hanno riscontrato degli abusi edilizi, sono ancora lì nonostante gli abusi che sono stati riscontrati quando allora era commissario straordinario e Vulpiano. Enrico Palavia, tu appunto vieni, te l'ho detto prima, vieni da Palermo, da Sicilia, il mare quindi è un bene, diciamo, più che un bene comune, un bene che è prezioso anche per la malavita, per chi vuole fare business sugli stabilimenti, sulle concessioni. Dal tuo punto di osservazione, quanto questo è un fenomeno soltanto di Ostia o cosa? Beh, io vengo da Palermo e se non l'avessi detto l'accento mi avrebbe tradito, quindi ho fatto di tutto per cambiare aria e in realtà i temi mi hanno inseguito. Sono arrivato a Roma e ho trovato l'immondizia, le strade dissestate, la mafia e il mare negato, praticamente un intero cadeau che avevo già in qualche modo metabolizzato dalle mie parti e che si ripropone in tutta la sua drammatica evidenza qui. È stato detto all'inizio del servizio, io sono basico nella questione, le concessioni sono qualcosa di bene comune che viene dato a pochi perché si arricchiscano e sottratto a molti perché si impoveriscano. Estremamente basilare il concetto. Alcune persone, 71 concessionari, stanno facendo del business sottraendo delle opportunità alla stragrande maggioranza dei cittadini di Ostia, ma direi di Roma e di chiunque abbia voglia di fruire il mare. Ora, quando le concessioni sono state pensate, c'era una concezione del bagno a mare, in qualche modo terapeutico, frutto di una cultura che veniva dai primi del Novecento, in cui la cabina al mare era un'appendice, la seconda casa, la si trasformava in un luogo in cui sostanzialmente abitare per l'intera giornata. La cultura del mare per fortuna è cambiato il mondo, oggi ci sono le oasi, prima non c'erano, oggi ci sono le riserve naturali, prima non c'erano, oggi c'è quella che chiamiamo legalità tradendo un principio, le concessioni sono legali ma non sono giuste e quindi cominciamo a parlare di vera giustizia, tanto più che in alcuni casi, io credo molti di più dei 20 censiti, gli abusi edilizi siano macroscopici e bastano delle planimetrie. Il problema è che, come sapete meglio di me, queste planimetrie compaiono e scompaiono, compare Turi, scompare Turi, e poi vengono tirate fuori ad arte, manipolate, ovvero prodotte dai balneari, che è già una follia. Ora, i balneari come categoria sicuramente contengono persone per benissimo. Io ho avuto una querela da tal signor Papagni, quindi mi muovo sulle uova e vediamo poi di stabilire chi aveva torto e chi aveva ragione in questo ragionamento basico che sto qui proponendo e che è già comparso sulle pagine del giornale, quindi non vi sto dicendo niente di inedito, però vale la pena ricordarsi. Allora, mi muovo sulle uova dicendo sì, certamente i balneari hanno al loro interno delle persone per benissimo. Ora, i precedenti non depongono bene e Federica Angeli ne sa qualcosa, però ammesso e non concesso che i balneari siano nella stragrande maggioranza delle persone per bene,
non si negozia con chi ha compiuto abusi edilizi, non si fanno compravendite, non si avviano negoziati, non sono una controparte. Chi si pone fuori da quella che per comodità chiamiamo legalità, a me piace chiamare giustizia, chi si pone fuori da questo ambito non ha alcun titolo per partecipare ad alcun negoziato. Di più, il mare non è un bene disponibile del signor Ferrara, credo ex capogruppo, perché ha avuto poi un inciampo giudiziario in corso, ben inteso, per cui ha dovuto dimettersi, ma non voleva dimettersi, lo hanno dimissionato, però lui voleva restare, poi è rimasto si è autosospeso. Ci sono tutti questi istituti che dal 1992, quando hanno beccato Mario Chiesa, in poi ormai conosciamo a menadito, no? Sono tutti istituti che abbiamo inventato per tenere in sella chi doveva essere risarcionato. Bene, questo signor Ferrara propone un negoziato avendo rilasciato a noi una intervista in cui vestiva panni da paladino sorprendente di giustizia e di legalità, anticipando una guerra senza quartiere ai balneari che non abbiamo visto. In più, la situazione di Ostia, che conoscete molto meglio di me, è quella per la quale se io voglio andare al mare, sostanzialmente posso usufruire di porzioni di spiaggia spesso sporchissime, infrequentabili, con nessun servizio, perché non si riesce ad assegnare dei servizi essenziali. Ora, per fruire del mare e tornare al basico che ha informato il mio intervento, spero brevissimo e non noioso, è questo: io al mare ho bisogno di due cose, di un po' d'acqua e di un bagno, dovesse venirmi qualche bisogno. Fine. La spa, se voglio me la vado a comprare altrove e certo non in riva al mare, basta attraversare la strada e servirsi di una delle spa, degli alberghi che sono sorti, anche lì ci sarebbe da aprire un altro discorso, ma magari ci rivediamo e volentieri ne parliamo. Grazie. Grazie Enrico Bravia. Enrico ha sollevato il problema, diciamo, della giustizia in qualche modo in concessione, e anche delle revoche che ci sono sulla giustizia, anche sul discorso, diciamo, delle proroghe, scusate, ecco, sulle proroghe che vengono date, diciamo, alla giustizia in qualche modo. Legambiente si è battuto tanto in questo senso, proprio sul tema delle proroghe, proprio la settimana scorsa ha preso posizione, quindi vorrei un intervento di Roberto Scacchi. Sì, grazie innanzitutto per averci dato l'opportunità di parlarne in questo luogo e in questo modo. Grazie alla Repubblica che sta facendo un lavoro straordinario. Lì è semplice, cioè, noi stiamo dando semplicemente contezza a chi ha posseduto il mare di poterlo continuare a possedere, a patto che cominci prima o poi a fare qualche cosa che avrebbe dovuto fare semplicemente 50 anni fa, cioè a non ergere quel muro. È per questo che c'è bisogno anche di contrastare le deroghe con ricorsi, con appelli più possibili a tutti i livelli della giustizia, per poter evitare che per altri 15 anni non andiamo avanti il tema. Io uso questi minuti per ricordare due o tre cose vergognose di Ostia. Noi abbiamo fatto il primo dossier, chiamando per la prima volta questo posto Lungo Muro, nel 2007, perché nel 2006 c'era stata la finanziaria, come tutti gli anni, però con quella finanziaria, in particolare in un articolo, si diceva che il mare, quindi la battigia, doveva essere ovunque raggiungibile anche al fine della balneazione. Per la prima volta una legge dello Stato diceva una cosa del genere, molto specifica e molto precisa. Così andammo a provare a fare gli ingressi nel 2007, nel 2008, siamo ritornati diverse volte con Muzzarelli che reggeva il tornello per non far vedere che aveva il tornello allo Sporting, con scene veramente allegre, diciamo, questi. Lo chiamammo Lungo Muro perché c'era una ragazza insieme a me che faceva questi accessi, era abruzzese forse di Tortoreto, credo, mare, quindi un posto di mare, dove
dove c'era un muretto, lei raccontava. Noi alle parti nostre in Abruzzo abbiamo il lungo, lo chiamiamo il lungo muretto, dove ci sediamo, entriamo in mare, usciamo dal mare. Qui è la prima volta che questo lungo muretto diventa lungo muro, perché non si vede assolutamente niente, non ci sediamo, eccetera. Così coniamo questo termine e è una delle cose più vergognose che possiamo raccontare di questo territorio, però non è soltanto il muro è la conseguenza, come dicevamo prima. Ci sono delle cose ancora più specifiche che ci debbono far vergognare. Allora, non è possibile che in stabilimenti, ancora oggi, peraltro gli stabilimenti quelli in fondo, quelli che neanche vengono considerati tanto ostia, ma sono molto lungo muro, quelli dopo la rotonda, diciamo, dopo il Kursaal, sono molto lungo muro e molto inaccessibili, come sapete, dall'H in poi non si entra adesso che da nessuna parte. In uno di quegli stabilimenti c'è scritto all'ingresso, foto di questa mattina, vietato consumare cibi propri. In un altro, cioè una follia se noi pensiamo a che cos'è il mare. In un altro stabilimento, altra foto di questa mattina, questa è Venezia, nome tranquillamente conosciutissimo, è vietato appendere abiti sotto gli ombrelloni e spogliarsi in spiaggia. Cioè, che uno si domanda, ma che ci devo fare in spiaggia se è vietato appena spogliarsi in spiaggia? Usare gli appositi spogliatoi. Non solo è il mare a pagamento, ma è obbligatorio pagare per avere dei servizi che al 90% delle persone semplicemente non servono, perché si va al mare, si attraversa la passatoia delle dune di Capocotta, si arriva in spiaggia, si allunga il proprio spoglino, si fa il bagno e si riesce. Basta il bagno, basta una piccola doccia e si va via. Qui stiamo parlando di cose che sono continuamente vergognose. E un'altra vergogna che vorrei porre come tema da ricordare nei prossimi mesi, sulla quale bisogna continuare in qualche modo a fare battaglie, sono anche gli stabilimenti di Stato, perché c'è un pezzo di Stato italiano che ha delle concessioni enormi. Parto dall'ATAC, al CODRAL, a qualsiasi ministero che ha delle concessioni, dove entrando sempre oggi per chiedere scusi dov'è il bar per prendere un caffè, ci viene risposto questo non è un bar, questo è un ristorante. Quindi anche lo Stato ci dice che quello non è un bar, non è uno stabilimento, è un ristorante e non ci fa entrare. E il più grande abuso edilizio della costa di Ostia non è uno degli stabilimenti privati, ma la più grande struttura costruita sulla spiaggia di Ostia sta dentro lo stabilimento dell'esercito italiano. Una torre di cabine di due piani vergognosa, pavimentata, e bisogna cominciare a dire con forza anche queste cose, che la legge va rispettata soprattutto da parte di chi la legge la dovrebbe far rispettare, perché c'è tutta una porzione di Ostia vietata dallo Stato. Si entra solamente se si è dipendente pubblico, se si è un carabiniere, se si è un dipendente del... è una vergogna quella. Grazie. Grazie a Scacchi. E appunto il tema è proprio della proroga della legalità, quello che volevo cercare di dire io prima, e in continua c'è una continua proroga della legalità. Allora, WWF su questo che cosa fa, quale posizione ha preso? Lo chiedo a Claudio Pippoloni, appunto, che è qui, che è responsabile, diciamo, della parte romana. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per averci invitato in questa occasione. Innanzitutto vorrei ricordare che il WWF diciamo, ha come missione principale la difesa dell'ambiente e della natura. Ricordiamo ancora che Ostia e gran parte del decimo municipio e in parte Fiumicino ricadono nella riserva statale del litorale romano. Quindi queste sono diciamo cose importanti che dovrebbero già suggerire un'attenzione maggiore ai beni che vengono conservati in quest'area. Ecco, diciamo, aggiungerei una cosa che non ho sentito, perché il problema degli stabilimenti balneari che sono concentrati effettivamente
di fronte alla zona abitata di Ostia, quindi noi troviamo delle spiagge libere, quelle poche spiagge libere, le percentuali sono già state dette, o all'inizio verso il porto di Troscalo, dove peraltro sono stati abbattuti tutti i chioschi, quindi giustamente chi vuole andare al mare si deve portare la bottiglietta d'acqua per il bambino, lo scalda biberon, le cose eccetera, no, una cosa che c'era e l'abbiamo tolta. Poi, tranne poche interruzioni, al Corvone, alcuna matata, eccetera, poi arriviamo a Castel Porziano e Capocotta, no? Allora, dico, e qui è l'anima del WWF che parla, se noi inibiamo l'accesso alla spiaggia di fronte a tutta la città, perché Ostia ormai è una città, è un quartiere di Roma, è una media città italiana, allora gli abitanti di Ostia, chi vuole usufruire del mare, che viene da Roma, e sappiamo quanta affluenza c'è, e voglio dire, sposta tutta la pressione su Castel Porziano e Capocotta. Allora lì ci sono, è un ambiente lunare prezioso. Quando la Presidenza della Repubblica tronò la spiaggia ai Romani, perché quella spiaggia di Castel Porziano faceva parte della tenuta di Castel Porziano, è stata fatta tutta un'opera di sistemazione, c'erano i servizi, i bagni, le docce e soprattutto, dico io, dal punto di vista WWF, c'era la protezione delle dune, quindi steccati che identificavano molto bene dove si poteva andare e dove l'area era protetta. Oggi questo non esiste più. E diciamo che un po' la pressione antropica data da questo effetto che non c'è spazio qui, chi vuole andare al mare liberamente solo deve andare a cercare, prende la macchina, va lì e con tutto il disastro che c'è, perché poi ci sono parcheggiatori abusivi che aprono parchi abusivi, perché è chiaro il tratto è lungo, allora per guadagnare 4 soldi fanno buchi nella rete e consentono alle persone di attraversare le dune danneggiandole. Le seccionate non ci sono più, no? Noi come WWF per quell'area noi abbiamo parlato con rappresentanti della regione, del comune, proponendo progetti almeno di rimessa un po' in sicurezza di quell'area, perché signori, la natura ci ha regalato qualcosa di perfetto, no? Di un equilibrio straordinario. Questo equilibrio non esiste più, se non lo ristabiliamo, voglio dire, è grave, perché non esiste vita senza... Ce ne accorgiamo di quello che sta facendo l'opera dell'uomo, no? anche in questi tempi. Oggi si parla di migrazioni per guerre civili, ma voglio dire, molto presto avremo delle migrazioni per effetti naturali. Ci sono isole del Pacifico che stanno scomparendo, c'è Giacarta, mi pare, una città che sprofonda di un metro l'anno. Se non la difendiamo noi la natura, ci stiamo condannando implicitamente ad una scomparsa. L'antropocene sarà ricordato come l'era della terza o quarta estinzione di massa, insomma. Questo, molto brevemente, per il resto mi ha fatto la domanda, io forse un po' l'ho elusa, ma così, a grandi linee c'è un modello che io a me non sembra molto scandaloso, che è quello della Romagna, dove le spiagge sono gestite in un certo modo. Io sono stato da quelle parti per lavoro per tanti anni, eccetera, anche d'inverno uno scendeva dall'albergo, la mattina si andava a fare una bella corsa sulla spiaggia, c'è il lungo muretto, come ricordava il collega, e la spiaggia è completamente libera, cioè lì le cabine si mettono all'inizio della stagione e si tolgono alla fine della stagione. Chi vuole andare al mare può andare, fare il bagno, fare come pare, lasciare l'asciugamano, lasciare i beni, se vuole usufruire dei servizi li paga, vuole una cabina, vuole fare la doccia, vuole il ristorante, vuole il bar. Questo un po' è il modello.
brevemente ancora sulle altre cifre. Noi... un attimo ora perché scaduto. Perfetto, vabbè, grazie. Allora, c'è da aiuto un attimo invece per mandare un secondo video. Sì, c'è il... Allora, il secondo video è un po' un contributo che ci ha dedicato Luca degli Assalti Frontali, lui il cantante degli Assalti Frontali, che nel 2016 ha fatto una canzone proprio che è dedicata alla spiaggia di Aosta, si chiama Spiaggia Libera. Lo chiamano il padrone, una villa sugli scogli, una vita di brogli. Adesso lui la processione a canoni tesori. E se non prendo il sombrellone adesso resto fuori. La canzone Spiaggia Libera nasce dall'idea di un omaggio a tutti quelli che sono cresciuti nella spiaggia libera, come noi, e che sulla spiaggia libera hanno assaporato quei momenti di libertà che sono fondamentali per la crescita. Invece adesso è lì, è tutto recintato, tutti gli stabilimenti, sembra che la spiaggia libera è una striscetta che sembra la striscia di Gaza. E allora abbiamo pensato di fare questa canzone che fosse proprio un inno, perché volevamo appunto la spiaggia libera, anche la spiaggia libera, raccontiamo appunto di come queste spiagge sono poi prese da persone che in qualche modo poi le prendono con concessioni, così che poi bisogna tutte vedere che tipo di concessioni sono, e ci fanno un sacco di soldi e ce le derubano. Questo è proprio l'emblema della spiaggia libera derubata, il lungomare non ci sta più, è stato tolto, e quindi noi abbiamo fatto questa carrellata e non c'è più il lungomare, ma c'è il lungomuro. Poi tutte queste concessioni erano state fatte da chi? A chi? In base a quali bandi, magari capito, fatti su misura per qualcuno, eccetera. Quindi noi abbiamo messo a disposizione il nostro rap, perché noi intendiamo sempre raccontare le storie e quindi raccontare che il territorio in cui viviamo è un territorio che ha valore, che è prezioso, e che quindi dobbiamo volere bene. Quindi secondo me dovremmo ridurre questo abusivismo, questi stabilimenti, questo cemento, queste piscine, questi ristoranti, queste tavole calde che ci stanno ovunque, che soffocano tutto quello che è l'aria intorno al mare, intorno alla spiaggia, e riportarci all'essenza, alla bellezza di andare lì e godere di questi momenti. Ci vediamo a Ostia sabato 27 luglio, che noi saremo a Assalti Frontali, sarà il Curvone, per un bellissimo concerto con i Social Day, a ingresso libero, proprio lì davanti al mare. Qui non c'è giustizia, non c'è futuro, se non c'è lungomare, ma solo un lungo muro. Allora, grazie a Luca Mascini per questo video. In questo video ci sono anche dei tanti ragazzi di Ostia. E tra l'altro ci sono anche ragazzi di Libera, Marco Genovese, lui è responsabile di Libera di Roma, e tra l'altro tra qualche giorno mi sembra che inizierà un campo estivo di Libera proprio a Ostia, o qualcosa di vicino. Buonasera a tutti. Beh, allora poi confusione questo video, riusciamo a gestire. Intanto buonasera a tutti, come Libera, ecco, noi siamo molto interessati a quest'ambito della fruizione di un bene pubblico come il mare nel territorio di Ostia, perché questa vicenda ha delle particolari peculiarità che sono prima state in qualche modo già annunciate, che rendono questa storia interessante anche per chi come Libera si occupa di un tema, quello della lotta alle mafie, e che evidentemente nel territorio di Ostia ha ragione di essere anche collegandosi a quest'ambito, ovvero quello della gestione del mare. Vorrei dire alcune cose su questo molto, molto semplici. Insomma, di recente è stata presentata un'iniziativa, poi magari se ne parlerà, che abbiamo voluto sostenere, che riguarda appunto l'applicazione di una normativa europea che prevede che le concessioni appunto balneari possano essere rimesse a bando, come prevede appunto la normativa, e ci siamo sentiti di sostenere questo percorso perché riteniamo che a Ostia purtroppo si sia consolidato un potere economico, politico molto forte, che ha prodotto una serie di danni in quest'ambito. Alcuni danni che hanno a che fare evidentemente con quello che vediamo tutti, cioè la mancata possibilità di fruire di un bene pubblico, quindi del mare e della costa, che è diventato di fatto qualcosa di privato. E qui apro una parentesi, per noi come Libera è importante
occuparsi di diritti negati quando diventano privilegi per qualcuno. Non è un caso che siamo in una rete, ma io lo sai benissimo, no? La rete dei numeri pari, che si occupa di diritti sotto tanti punti di vista. Allora, la città di Roma sicuramente è un luogo dove purtroppo il mare è privilegio di pochi anziché diritti di tutti, ma anche un luogo dove magari si curano più gli interessi dei palazzinari piuttosto di chi ha bisogno di una casa, no? È una città particolare da questo punto di vista e vanno a volte anche collegate le varie questioni. Ma ecco, questo blocco di potere economico su questo territorio ha prodotto abusi, quindi costruzioni non consentite, che hanno sicuramente danneggiato la costa di questo territorio, e un elemento ulteriore che per noi è fondamentale: non è stato per nulla permeabile alla penetrazione della criminalità organizzata, che ha usato, è riuscito a entrare nella partita della gestione dei lidi. Poi su questo magari anche Federica racconterà qualche cosa per esperienza diretta. E l'ho fatto perché evidentemente da una parte questa è una ricchezza del territorio che lo rende attrattivo, quindi se questo territorio è stato così diciamo in parte anche attenzionato, colonizzato, utilizzato dalle organizzazioni mafiose per portare avanti i loro affari, è anche perché è una periferia diversa dalle altre periferie di Roma, è un luogo in cui c'è qualcosa di particolare, sicuramente il mare rappresenta una risorsa importante. E se il municipio di Ostia è stato sciolto per mafia è anche perché una serie di soggetti che in quel municipio lavoravano sono stati attenzionati per le loro condotte da persone corrotte, non da bravi pubblici funzionari, e nelle loro condotte appunto, che sicuramente hanno segnato negativamente la storia del municipio di Ostia, ci sono anche quelle nella gestione della questione spiagge. Aldo Papadini è ex direttore del municipio, è arrestato ed è uno dei protagonisti, no, di queste storie, così come altre persone che hanno svolto il ruolo. Ecco, e questo ci fa capire quanto sia delicata la gestione di questo bene così prezioso e quanto sia importante in questo caso applicare delle leggi che esistono, e per questo ci siamo ovviamente messi a fianco di questa battaglia che ci sembra importante. Aggiungo un'ultima cosa: con un'esperienza diretta come Libera, insieme con Luis, per cui vedo Gianluca e Simone che di quell'esperienza hanno sperimentato tanto e si sono messi in prima linea a portarla avanti, abbiamo anche provato a fare qualcosa di concreto partecipando a un bando pubblico e gestendo un pezzo di spiaggia libera. Partecipare a quell'esperienza ci ha consentito di vedere molto da vicino queste dinamiche, sia perché ti accorgi di come quel sistema anche della gestione delle spiagge libere fosse basato su presupposti piuttosto fragili, ma soprattutto come l'inizio e la fine della possibilità di svolgere un progetto fosse determinato da soggetti presenti in municipio che decidevano quando qualcosa di abusivo doveva essere definito tale o meno. La faccio breve: noi ce ne siamo andati da quell'esperienza perché a un certo punto è venuto fuori in una riunione in municipio una determina che chiedeva 6 anni prima ai precedenti gestori di abbattere un chiosco abusivo. Questa determina era nascosta nei cassetti per tutte le gestioni precedenti evidentemente, ma emerge nel momento in cui a gestire la spiaggia ci sono Wisp e Libera. Quel documento è un'ordinanza di abbattimento che porta a 2 firme, una del direttore del municipio di allora, Aldo Papadini, arrestato, l'altra di un geometra, anch'esso arrestato in seguito per corruzione, quindi un curriculum importante questo documento, però ci testimonia qualcosa di molto evidente. Finché non ci siamo Wisp e Libera a gestire un pezzo di spiaggia pubblica, tutto quello che accadeva lì dentro andava bene, c'era un ristorante, c'era tutta una serie di cose che potevano andare avanti all'infinito. Nel momento in cui entra un soggetto diverso che inizia a muoversi in maniera differente, emergono poi tutte le storie che fanno parte di quel pezzo di costa, che è un pezzo di costa anche piccolo un pezzo di costa dove c'è un chiosco di legno fondamentalmente. Il resto della costa di Ostia, l'avete descritto benissimo, ha storie ben più consistenti. Ecco, guardare così da vicino come funziona quel meccanismo ci ha consentito di capire tante cose del municipio di Ostia e di come la criminalità organizzata abbia potuto, come dire, interagire in maniera proficua con quel municipio. Quindi ci auguriamo un futuro diverso. Ora, poi ci saranno, proseguiremo con i prossimi interventi e poi se ci sarà occasione magari raccontiamo anche qualcos'altro. Grazie intanto. Grazie Marco Giannini. Tanto perché farà sicuramente un approfondimento di quello che ha detto ora Marco, ma prima di tutto vorrei chiedere a Federica una domanda un po' più come cittadina di Ostia. Cioè, tu il mare libero di Ostia l'hai mai conosciuto? No,
E la cosa incredibile è che quando ci si abitua e si vive in un posto, si pensa che le regole, quello che tu vedi, sia la normalità, tanto che mia madre è di Rimini, che prima appunto citavi Rimini, e quando io entravo nel mare, mi guardavo intorno e dico, porca miseria, nessuno mi chiede i soldi, e se mi beccano, e stavo con l'ansia tutto il tempo, perché dico, qua io sono entrata, non c'era nessuno per pagare, adesso qualcuno mi becca senza il biglietto, e invece a Rimini si entra senza pagare, quindi la anormalità era qui, che però per chi ci vive e per chi respira queste regole sembrano essere appunto queste quelle giuste, no? Quelle da rispettare, però che io ricordi mai entrata in uno stabilimento a Ostia da quando eravamo piccoli senza dover pagare il biglietto. Sarà che sono giovane, quindi forse essendo recente, diciamo, questo mare negato. Volevo fare un piccolo ringraziamento per la presenza di una persona che sta facendo tantissimissimo qui ad Ostia ed è venuto preparatissimo, che è il dirigente del commissariato, Eugenio Ferraro, che è una persona veramente in gamba e che sta lottando molto sia a partire dal mondo di sotto per arrivare a quello di sopra. Ora, gli intrecci, cioè io il mondo di mezzo, quindi questo dei balneari e in parte dei commercianti, ma rimaniamo sui balneari, l'ho sempre chiamata gestione mafiosa. Significa che i balneari di Ostia sono mafiosi? No, assolutamente no. Però, come abbiamo già più volte detto in questi interventi, la gestione è quantomeno particolare. Particolare perché appunto gestire un qualcosa di pubblico, pensiamo al clan Spada che gestiva le case qui dietro, comunali, il racket delle case, no? Assegnandole lui, quindi sostituendosi allo Stato, non è poi così diverso dal costruire un mostro di cemento su una spiaggia che non è comunque cosa tua. Stai gestendo un bene dello Stato come se fosse cosa tua. A parlarci però di quelli che sono stati gli intrecci tra la criminalità organizzata e questo mondo dei balneari sono appunto le ordinanze che hanno portato agli arresti. La prima del 2004 che parlò di mafia fu l'operazione Ancomarzio della squadra mobile di Roma, che portò nelle aule giudiziarie nulla di fatto, cioè nessuna delle persone arrestate in quell'operazione fu condannata, non arrivò neanche in appello, non resse neanche dal primo grado in poi il 416 bis non aveva retto. Lì queste, in quell'ordinanza che io mi mesi a sfogliare e poi raccontai in un articolo che chiamammo su Repubblica i padroni del mare di Roma, già si nominava tale Roberto Pergola, ex banda della Magliana, che insieme all'iracheno, un altro appunto esponente della banda della Magliana, gestivano i chioschi e le spiagge libere qui su Ostia Ponente. Questo Roberto Pergola lo ritroviamo come nome e in arresto nel 2018 con l'operazione Eclissi che smantella il clan Spada, e loro avevano, diciamo, questa gestione dei chioschi sul litorale ponente. Nell'ordinanza, anche sempre Ancomarzio, è citato un altro nome, il proprietario del capanno, che il cui capostipite gestiva la famiglia Giacometti, il cui capostipite è Silvio, ma in questa ordinanza e poi nella successiva viene ricordato e riportato il nome del figlio, che è appunto Roberto Giacometti, che nel 2013 è preoccupatissimo per il fatto che si sta avvicinando alla direttiva Bolkestein, e quindi c'era appunto il rischio, no, che potessero revocargli queste concessioni. Nel 2013 intercettato chiama il senatore del PDL Luigi Grilli e gli dice: io sono preoccupato per la Bolkestein, guarda che fermatelo, fate qualcosa di concreto, approvate un qualcosa tutti insieme, perché altrimenti perdiamo 4 miliardi di milioni di euro, lui e la sua azienda, quindi lui e la sua famiglia. Quindi vedete che già insomma da anni e anni il malaffare è entrato diciamo nella gestione, quindi sono diventati un tutt'uno, cioè non si capisce più dove inizia e dove finisce, no? Se un titolare di uno stabilimento balneare, peraltro nell'ordinanza al commercio il capostipite Silvio indicato come il braccio destro di Frau esponente della banda della Magliana ucciso nel 2002, è sempre legato alla banda della Magliana.
e che appunto ha favorito la gestione criminale dei chioschi ad Ostia, c'è Mauro Balini. Mauro Balini, proprietario del porto, ex proprietario diciamo anche di questo, di questa palestra dove noi adesso siamo, che diede, la famiglia Balini ha tantissimi stabilimenti qua a Ostia, il Cursal, il Plinius, il Bezzito, scusate, lo Schilling, il Corallo e la casa di Bettina, Anima e Core, cioè io Tipidabo e Papagni. Capito? Nel senso, questa è tutta la gestione. Cosa fa? Gli dà il chiosco della Cuna Matata a Cleto Di Maria, un narcotrafficante che era l'autista di Triassi. Quindi capite bene, no, che quando ricevo querele o vedo insomma questi balneari, alcuni, proprio quelli che ovviamente nomino, storcere il naso quando parlo di gestione mafiosa, non siamo poi così lontani, visto che la banda della Magliana e poi i Triassi e i Fasciani, grazie a una leggenda mai smentita e mai querelata da Papagni, che appunto ci dice quanto lui abbia aiutato i Fasciani a prendere uno stabilimento che era appunto il Village, ecco qui che quando dico che si tratta di gestione mafiosa forse mi avvicino un pochino alla verità. Grazie Federico. Io credo un intervento di Massimiliano Morandi, perché lui in prima persona ha vissuto diciamo cosa significa recuperare un bene confiscato. Cioè, ti chiedo proprio quindi la sua esperienza. Prego, lascio io il posto, prima si diverti. Intanto grazie per essere qui, perché per noi è molto importante la presenza di Repubblica come quella delle associazioni, perché noi pensiamo che questo sia un esempio concreto di bene comune. Ecco, io non mi sono mai occupato di mare, sono venuto per parte da Ostia da bambino, come può esserci venuto qualcuno, ognuno di noi. Sono venuto qui la prima volta proprio quando siamo venuti a vedere questo deposito di gomme. Questo era un deposito di gomme completamente inutilizzato, che è nell'ambito di un programma che noi facciamo dal 2016, Talento e Tenacia, che sostanzialmente tramite, con la scusa del calcio, del pallone, cerca di fare un percorso formativo e di inserimento professionale, e ci è stato proposto poi dalla regione, dal tribunale, di creare qui una palestra che per noi significava poter inserire professionalmente molti dei ragazzi che fanno questo percorso insieme a ragazzi e ragazzi di Ostia. Quindi per noi sicuramente partire dalla confisca o dal sequestro, perché in questo caso è una confisca, ma a Monte Spaccato, dove siamo presenti dall'altro capo di Roma, parliamo invece di un bene sequestrato al Clan dei Gambacurta, dove noi siamo intervenuti e abbiamo garantito la continuità dell'attività sportiva che riguarda 600 bambini. Significa provare a creare un modello, perché penso che questo, di questo ci sia bisogno, no? Penso che sia importante poter pensare insieme alle associazioni, alle istituzioni, a una rete come quella che ha promosso la Repubblica e soprattutto al ruolo di un giornalismo vero, indipendente, come quello che si sta facendo oggi su questo tema, poter provare a definire un modello di gestione alternativa a quello che è quello che abbiamo visto prima. Noi abbiamo provato a fare, lo stiamo facendo qui a Ostia come lo stiamo facendo a Monte Spaccato. Ecco, ma questa palestra è secondo me un bene comune, non tanto perché è gestita da un ente pubblico come l'Asilo Savoia, che è un ente pubblico particolare, perché nella concezione dei cittadini l'ente pubblico è quello che succhia i soldi con le tasse, se non altro, no? L'Asilo Savoia in realtà fa queste attività con dei fondi che recupera dalla reddituralità del proprio patrimonio, che è un patrimonio che è stato conferito in oltre 100 anni da lasciti e da donazioni, e quindi è un IBAB. Però quante volte su Repubblica giustamente si è affrontato il tema dell'IBAB solo come fonte di scandali, di gestione, di male, di cattiva gestione. Quindi la nostra è stata una scommessa doppia. Quando io sono stato chiamato a assumere la presidenza di questa IBAB, la Silo Savoia era un ente che sostanzialmente non faceva attività, non corrispondeva più ai suoi fini ultrasecolari. Noi abbiamo voluto cimentarci insieme alla regione un modello nuovo. Quindi questo è un bene comune, tornando a quello che dicevo prima, non tanto perché è gestito da un ente pubblico, ma perché è veramente accessibile a tutti. Perché qua dentro, senza che nessuno faccia distinzioni di qualsiasi tipo, coesistono cittadini che possono permettersi di pagare un prezzo pari al valore del prodotto, del servizio offerto, cittadini che accedono con delle agevolazioni in ragione di alcune condizioni che possono essere appunto condizioni economiche, condizioni sociali,
e cittadini che invece accedono in maniera completamente gratuita proprio in ragione di particolari condizioni sociali ed economiche che sono certificate nell'ambito di un raccordo che noi abbiamo con il municipio, con la ASL e con le istituzioni competenti. E sono più di 200 qua dentro, su circa 800 abbonati che frequentano la palestra in totale condizione di parità, gratuitamente, accedendo a tutti i servizi, così come accede la persona che paga il prezzo pieno. Ecco, quindi noi realizziamo con questa attività, che noi qualifichiamo a tutti gli effetti come impresa sociale, anche una finalità pubblica di redistribuzione. E ci piace dire che per questo la palestra, anche se noi siamo stati accolti con molta diffidenza, penso che lo sanno tutti, siamo stati attaccati, siamo stati presentati come una cooperativa sociale, di tutto e di più, non si capiva cosa fosse questo asilo Savoia, quando invece basta andare sul sito per leggere che cos'è l'asilo Savoia, ma c'era evidentemente una malafede. Oggi ci piace dire che la prova certificata del fatto che questa palestra è vissuta come una realtà positiva, come un bene comune dal quartiere, è data dal numero di torte, ciambelloni, crostate che quotidianamente le signore portano ai ragazzi o agli istruttori. Quindi questo per dire come il nostro contributo può essere, mi farebbe piacere appunto che ci possano essere ulteriori occasioni per definire un modello di gestione alternativa a quello che noi vediamo qua a Ostia con il muro. Grazie. Morandi, vorrei aggiungere che oggi proprio su Repubblica abbiamo raccontato una delle storie che sono nate qua dentro, che sono storie di eccellenza, di riscatto sociale, di un piccolo campione che avete in culla e che è avuto proprio attraverso, diciamo, la palestra, la legalità, la possibilità di esprimere al meglio le sue potenzialità, quindi grazie. Io vorrei anche un contributo da Donato Pezzuto, perché lui da, se non sbaglio, circa tre anni al difficile ruolo di fare l'amministratore giudiziario di uno dei beni più importanti di Roma, e un patrimonio che è costato diciamo da un sequestro, non mi corre... da lì mi sento attorno ai 500 milioni, giusto, più o meno il patrimonio. Che cosa significa, quali sono le difficoltà di subentrare in queste situazioni così contaminate? Tanto grazie a tutti voi giornalisti di Repubblica, perché la vostra vicinanza e aver scelto un posto come questo per questo convegno, diciamo, dimostra la sensibilità che avete anche nell'affiancare a questa missione, diciamo, che in qualche modo cerchiamo di portare avanti, perché non è qualcosa di semplice. Ricordava Monnani che questo luogo era un locale di deposito di pneumatici, ed è vero, era un locale abusivo, adibito abusivamente ad un deposito di pneumatici, per cui diciamo, c'era stata un'occupazione abusiva ed un utilizzo abusivo per la carenza di destinazione di uso di questi immobili per quella che era stata di fatto data dall'occupante abusivo. Per cui ci siamo rimboccati le maniche per tenere questa parte e abbiamo dovuto cercare di gestire, ovviamente secondo canoni più civili di legalità, una struttura molto complessa. Questo è soltanto uno degli immobili che amministriamo, però ci sono anche degli stabilimenti balneari di cui ho sentito parlare, sono stati citati per parte da qualcuno di voi, ci sta la struttura portuale, numerosi altri grandi, residenze più accanto, numerosi altri grandi. Quali sono i fili conduttori di questo tipo di attività? Diciamo che gestire il rilancio dei beni sequestrati alla criminalità, in particolar modo poi alla criminalità organizzata, non è semplice, perché molto spesso c'è il rischio che questi beni in qualche modo possano essere abbandonati, depauperati, vandalizzati, cannibalizzati. Per cui abbiamo dovuto investire in un progetto che a tutti gli effetti è un progetto imprenditoriale, quello di contenuto sociale. Questo è stato possibile creando, come dicevamo Monnani in quel filmato che è stato mandato in onda all'inizio, e creando rete istituzionale. Solo così si possono ottenere dei risultati come quello che potete constatare stando in questo posto. Questo era un posto completamente abbandonato, ad un certo punto anche vandalizzato, perché abbiamo subito numerosi furti, è stato rubato parecchio materiale, e grazie alla Regione Lazio, alla prima interlocuzione che abbiamo avuto con la prima Regione Lazio, con la Siena Savoia, abbiamo sposato questo progetto, che non è stato un progetto di immediata realizzazione.
stato un progetto che ha richiesto 2 anni di intensissima attività, intanto per risolvere dei problemi burocratici e urbanistica, ma anche per cercare di costruire appunto un progetto che rimane a tutti gli effetti un progetto imprenditoriale, perché noi con l'amministrazione giudiziaria gestiamo i beni per un certo persona, che significa che gestiamo questi beni nell'interesse di chi spetta, che potrebbero essere in linea teorica anche restituiti oppure confiscati. Attualmente c'è una confisca di 1° grado, ma evidentemente i gradi di giudizio sono 3 e quindi bisogna attendere quello, per vedere quello che succederà dopo. Quindi un progetto imprenditoriale ma di alto contenuto sociale, perché grazie alla signora Savoia abbiamo costruito insieme questa attività, diciamo con numerosissime difficoltà che quotidianamente abbiamo affrontato giorno per giorno, e oggi possiamo considerarlo appunto un risultato sicuramente di quello che abbiamo fatto. Quindi beni dello Stato per essere gestiti in favore della collettività, è possibile, questa è la dimostrazione. Sono 19.35, siamo stati penso bravissimi a tenere abbastanza i tempi. Ora io ho tantissimi interventi, io chiederei però agli interventi, chi interviene ora, di fare una domanda a loro, perché noi abbiamo già registrato poi il pensiero di tutti i comitati attraverso i video, quindi per dare un valore aggiunto vorrei che gli interventi che ora vado a chiamare fossero finalizzati a avere una risposta da loro. Allora, io ho segnato Jacopo Innocenti, del Comitato Dragona, presente? Non c'è. Beh. Andrea Fiorucci, del Coordinamento Cittadino Accessibilità. C'è. Fiorini. Fiorini, scusate. Ecco chi è. Ecco, chiedo diciamo che sia più una domanda che un buon intervento. Allora, intanto rettifico, mi scusi, ringrazio poi di aver avuto la possibilità di espormi quest'oggi. Sono Andrea Fiorini, del Coordinamento Cittadino Accessibilità, lavoriamo sul 10° municipio dentro la consulta cittadina inclusione sociale. E nasce appunto questa esigenza pochi mesi fa, in occasione appunto della stagione balneare dell'apertura, perché già l'altro anno io e i miei colleghi carrozzati diciamo avevamo riscontrato parecchie problematiche, quindi diciamo in buona sostanza dalla chiusura della spiaggetta, perché era la spiaggia che ci ospitava, da quella chiusura lì abbiamo cominciato a riscontrare diciamo, un po' le problematiche, perché abbiamo iniziato ad andare un po' in giro, no? Ecco. E, come una chimera, gli stabilimenti, venite da noi, che noi abbiamo questa qua, abbiamo la sedia job per il mare, entrare nel mare, abbiamo le pedane, abbiamo il bagno disabili. Beh, comunque parecchi di noi hanno girato tutti quanti gli stabilimenti che ci sono sul lungomare e non abbiamo trovato funzionalità se non nel 20% degli stabilimenti, e comunque sia per quel piccolo 20% non c'era un 100% di accessibilità. E, la domanda che vorrei fare è questa, l'ordinanza balneare dovrebbe essere rispettata sia nelle spiagge comunali che nelle spiagge private. Le chiamo private, insomma, però abbiamo capito tutti che sono gli stabilimenti balneari. E, in primis appunto nelle spiagge libere, dove pochi giorni fa c'è stato risposto dal presidente Vitolo, giusto? Che per quest'anno non se ne fa niente in pratica. Ecco, quindi noi abbiamo lavorato in consulta e abbiamo prodotto dei verbali dove venivano specificate proprio esattamente le mancanze sulle spiagge, e quindi la mia prima domanda è questa: perché le spiagge libere non sono d'esempio? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è perché sull'ordinanza dove viene
appunto specificata la legge 104 a favore appunto dei diversamente abili, però è un diritto il nostro, non è un privilegio questo che voglio dire, anche se sembra una frase fatta già da troppo tempo, perché non permettere l'ingresso e l'arrivo in spiaggia gratuito di tutti quanti, perché alcuni degli stabilimenti si sono adeguati aprendo dei varchi per l'ingresso in spiaggia. Però c'è da capire una cosa importante, che una persona che sta su una sedia a rotelle con ridotta possibilità di movimento motoria ha bisogno appunto dei servizi per ingresso che non può procurarsi a volte da solo. Questo non viene preso in considerazione. Questo veramente non viene preso in considerazione. Volevo ringraziare Andrea per questa domanda e volevo anche ricordare una cosa. Che purtroppo qui oggi non c'è nessuno presente del municipio, noi però abbiamo invitato la Presidente Pirlo, e sarebbe stato molto interessante avere delle risposte direttamente dall'amministrazione municipale. Sì. Grazie. Succede frequentemente. L'ultima cosa che volevo dire è un minuto così veloce. Abbiamo provato la settimana scorsa a farci un bagno in mare. Siamo andati io e un altro componente del coordinamento. Il coordinamento tra l'altro raggruppa molte associazioni attive sul territorio, anche c'è Mare Libero. Abbiamo provato ad andarci a fare il bagno in mare al palo numero 5. Che è quello che sta vicino alla spiaggia di Cani, tanto per intenderci, vicino al porto, il bagnino, diciamo, anche se non si può chiamare bagnino, ci ha detto che lui era disposto. Noi, dopo il nostro sondaggio di tutte le spiagge, lui è stato l'unico, si chiama Amedeo, che ha detto sì, vi aiuto io, vi do una mano, però non c'ho la job qui, non c'ho la sedia job. Allora, questa sedia job è una sedia che ha delle ruote giganti che serve proprio per agevolarci l'ingresso in mare. L'anno scorso sono stati spesi 12.000 euro dal comune di Roma per acquistarne 12 di queste sedie job, che non si sa che fine abbiano fatto queste sedie job. Questa è una cosa che voglio denunciare a tutti, ok? Ne sono spuntate fuori solo due quest'anno, stanno chiuse dentro il magazzino del palo numero 11. Allora, noi siamo stati autorizzati dal capo degli agenti di salvataggio per andare a ritirarne una al palo numero 11. Sono andato io personalmente a prendermi una job, una sedia job, me la sono presa, me la sono portata io al palo numero 5 per potermi fare il bagno in mare. Questo è quello che è successo. E queste non sono sedie che possono camminare sulla sabbia, hanno bisogno di alcune pedane per arrivare proprio in mare, e sono necessarie appunto per il nostro ingresso. Volevo sensibilizzare più che altro questa problematica, e scusate se mi sono dilungato. Grazie Andrea, grazie perché ci hai segnalato anche una notizia. Chi vuole rispondere, Andrea? C'è poco da rispondere, ha detto, come dire, già tutto lui. Ovvio che le ordinanze vanno rispettate, soprattutto la parte pubblica che le emana, e se la parte pubblica è inadempiente dovrebbe essere sanzionata. Il problema è come sempre che alle denunce dei privati cittadini, delle associazioni, non seguono poi delle sanzioni adeguate, perché gli organi di controllo, che si sono distratti abbondantemente su Ostia su una serie di questioni, questa compresa, rimangono in qualche parte silenti, in altre parti complici, in altre parti distratte, comunque complessivamente non proprio reattive. La questione di chi è costretto a muoversi suo malgrado in carrozzina è questione che riguarda sia l'accessibilità al mare, poco importa che ci siano poi dei lidi privati che si dotano degli strumenti, perché comunque rimangono a pagamento. C'è un ulteriore scandalo in questa città che è emerso sulle nostre pagine, abbiamo scoperto, c'è la collega che se ne è occupata, abbiamo scoperto che i disabili qui pagano la tassa di soggiorno per una piccola dimenticanza del Campidoglio,
per correggere la quale occorre chissà quale straordinaria riunione e adeguarsi alle altre città che invece non praticano questo inutile, odioso balzello, soprattutto ai danni di chi poi patisce una città sostanzialmente inaccessibile, perché sì, vediamo quotidianamente, complice anche, diciamo, un certo atteggiamento, non direi del romano, del cittadino. Del cittadino, mi ci metto anch'io, che non sono romano ma che abito questa città, nel parcheggiare sugli scivoli, nel non avere alcun rispetto per i segnali gialli che indicano le zone di accessibilità o di sosta delle auto dei disabili, ma soprattutto che si spingono fino al limite, per cui impediscono poi le manovre di uscita della carrozzina dal bagagliaio, insomma, ce ne sono, per tutte, insomma, di queste storie qui, e poi soprattutto anche perché lì ancora una volta i controlli l'hanno, che è il problema principale di questa città. Grazie Enrico. È arrivato Jacopo Innocenzi, no? E di Comitato Dragona. Stessa cosa, chiedo anche a te l'aiuto con una domanda su questi temi rivolta a qualcuno di loro. Beh. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, io ringrazio il quotidiano per aver organizzato questa iniziativa, ringrazio anche tutti coloro che attorno a questa iniziativa hanno dato il loro contributo. Allora, la domanda è la seguente, in poche parole. Io vengo e rappresento un comitato di quartiere dell'entroterra di questo municipio, un municipio che è una città vera e propria, molto eterogeneo, con tante realtà anche molto diverse tra di loro. I nostri concittadini si sentono romani a tutti gli effetti. Il mare di Ostia non è il mare di Ostia, è il mare di Roma, e come tutti i cittadini di Roma si recano ad Ostia per andare al mare. Quindi la domanda è la seguente: Com'è possibile dare un contributo per far sì che questa battaglia per liberare il mare di Roma diventi una battaglia che abbia un calibro, se vogliamo, una risonanza, e che venga percepita sostanzialmente dalla massa delle persone, anche da parte di coloro che vivono per esempio all'estrema periferia di questa città? Questa è sostanzialmente la domanda, perché i nostri concittadini si sentono romani a tutti gli effetti, vanno al mare, vanno ad Ostia al mare e vorrebbero liberare questo mare. Chiarissimo, Jacopo. La cosa che dice Jacopo può sì, ha ragione Jacopo, sì. Bisogna ampliare al massimo questa battaglia. Peraltro non è che i cittadini di Dragona si sentono romani, sono romani, per cui c'è, cioè, un tema vero, è vero che percepito da un'altra periferia di Roma, dall'altra parte, in quadrante est, più o meno Ostia, Fiumicino, Maccarese e quant'altro, è alla stessa distanza, sono percepiti come la stessa cosa, non è percepito come mare di Roma. Però io penso che queste iniziative, come ha fatto oggi Repubblica, come sta montando, cioè quando 12 o 13 anni fa si iniziava questa lunga dialettica e queste battaglie, nasceva il comitato Mare Lì, insomma, quando queste cose succedevano un po' di tempo fa, non c'era la percezione, non c'era, come diceva Federica Angeli, per i cittadini di Ostia la percezione di cosa gli era stato tolto, e non c'era neanche per tutta Roma la percezione di cosa era diventato Ostia. Io penso che invece si sta andando in una direzione ben definita, il polverone è stato molto ben alzato da tutti quanti, e l'attenzione ci aiuta la Repubblica, ci aiutano tutti quelli che si mettono a disposizione ad essere assolutamente alta, e ritorno sui ricorsi e sulla richiesta di non aderire, di non prorogare di 15 anni, c'è un altro tema, insomma, quello proprio che ai cittadini di Roma ha spiegato che si deve fare ricorso contro questa roba qui, contro queste proroghe che non possono essere applicate in un luogo dove di proroghe ci si sono arricchite 71 concessioni in 71 posti che hanno invaso completamente il litorale. Che non sono 71 famiglie.
Non sono 71 famiglie a 3/4. Posso fare? Certo, sì. Solo una postilla, non per buttarla in bocca. Un sano esercizio di memoria rispetto a questi ultimi mesi e questi ultimi anni. Ci era stato promesso, vi era stato promesso in campagna elettorale, non questo. Non ne faccio una questione di partito, ma di uomini. Era stato promesso altro in campagna elettorale. Allora, vogliamo ricordarcelo al prossimo... Loro non se lo ricordano. Noi proviamo a ricordarglielo con lo strumento che abbiamo, che è questo. Ogni giorno, rischiando la querela, ma soprattutto l'indifferenza, fanno anche spallucce spesso, perché l'arroganza del potere contagia anche i nuovi. Il nuovo che avanza spesso veste panni da arrogante e da indifferente. Bene, ricordiamocelo. Ricordiamoci che dobbiamo ritrovarci qui a contestare l'idea che adesso si debba fare un negoziato con i balneari per sanare gli abusi. Era questa la promessa in campagna elettorale che era stata fatta, o è il prezzo che si paga per avere ospitato alcune manifestazioni elettorali? E questo è il prezzo? E allora chiamiamolo col suo nome, si chiama voto di scambio ed è un reato. Allora, io ho segnato Michelangelo Calcopietro di Cubene, Comitato Pianeta di Ostia, stessa raccomandazione, una domanda per far parlare tutti, grazie. Io non farò una domanda, ma voglio solo dire quello che i cittadini di Ostia hanno fatto per il mare di Ostia. Non è vero che sono apatici, che non si interessano del problema. Allora, vi faccio sapere, per chi non lo sapesse, che nel 2014 è nata l'Unione Comitati di Ostia. Lo scopo era, due obiettivi. Uno era la questione del lungomare di Ostia, l'altro era il giudice di pace e il tribunale di Ostia. Il tribunale di Ostia non se ne parla più, ma oggi non voglio parlare di quello. Voglio dire cosa abbiamo fatto noi. Allora, come Unione Comitati, nel 2014 abbiamo raccolto oltre 2000 firme di cittadini in cui si chiedeva una cosa semplice. La cosa semplice era questa: abbattiamo l'edificio dell'ex ufficio tecnico per farci una grande spiaggia libera. Voi sapete che blocca quell'edificio 90 metri di visibilità del mare, attaccato al marciapiede, quindi una cosa vergognosa, un edificio ormai fatiscente, non più utilizzato. Abbiamo chiesto alla precedente amministrazione: abbattiamo quell'edificio. La risposta è stata non negativa, ma dopo ovviamente averli convinti, aver discusso, avevano deciso di abbattere quell'edificio. Se non che, caduta quell'amministrazione, venuto poi il commissario, ha ritenuto bene di soprassedere alla questione. Abbiamo ovviamente riproposto a questa amministrazione, attraverso la consulta dei comitati di quartiere, cioè una consulta istituita dal Comune di Roma per questioni problematiche del quartiere. L'abbiamo riproposta e ovviamente non abbiamo avuto finora risposta. L'abbiamo riproposta di recente, c'è da dire, questo abbattimento dell'edificio tecnico per fare una grande spiaggia libera dovrebbe essere discussa dall'apposita commissione del municipio e anche con noi dei comitati, e cerchiamo di fare questo, che inizi l'abbattimento del lungomuro proprio dal pubblico, da chi ha un bene pubblico, dallo Stato. Siccome quello è un bene demaniale, lo Stato comincia a dare l'esempio dell'abbattimento del lungomuro per continuare, poi speriamo, con i privati su tutto quello che si è detto. Grazie.
per nota per cronaca, sì. Quell'edificio è stato messo all'interno di un avviso pubblico che il municipio ha fatto per accogliere proposte di recupero. Quindi è importante che si sappia. No, dico solamente una cosa per completezza, che l'abbattimento di quell'edificio specifico è già previsto dal PUA attualmente in vigore, il piano di utilizzo degli arenili, che è del 2005, che è tuttora vigente, c'è stata una sentenza del TAR che ne prevede l'abbattimento, quindi in questo caso c'è anche dubbio sulla legittimità dell'avviso pubblico. Allora andiamo avanti. Salvatore Fiaschi, Observa Ons. Stessa raccomandazione, cioè domande. No, molto brevemente, però non so se è pertinente in questa sede, perché se si parla di mare, io non mi aspettavo qualche esponente del giornale per parlare dei beni confiscati, perché ad Ostia ci sono altri beni confiscati accanto a questo esempio brillante di recupero, unitamente alla sala svolta sempre grazie alla Silo Savoia. Altri beni non servivano e potrebbero essere messi a disposizione della cittadinanza, potrebbero essere messi a disposizione di tante associazioni. Hanno fatto un censimento recentemente, ci sono oltre 300 associazioni su questo territorio. E me non ne conosco tante, forse ti contano solamente una mano, perché hanno una propria. Tutte altre non si capisce niente. Purtroppo. Parliamo dei beni confiscati. Ho spento questo. Stamattina abbiamo ascoltato la notizia del giunto. Vieni qui magari. Non davanti alla. Parlavamo dei beni confiscati alla mafia. Stamattina abbiamo ascoltato la notizia dell'ulteriore sequestro, 120 milioni, 173 immobili, eccetera, eccetera. Mi viene uno sgomento sentire queste robe. Da una parte sono contento, naturalmente, perché chiaramente si dà un colpo alla ricchezza della criminalità. Però poi, pensando alla destinazione di questi beni, e sono migliaia, che giacciono come dire, inutilizzati, devastati, quindi come dire, è un impoverimento della società. Ecco, io vorrei come dire, mettere l'accento su questo tema, tutto qua, però purtroppo non vedo esponenti regionali. Grazie. Sul tema dei beni confiscati c'è una battaglia che sta conducendo Libera, poi passo subito la parola a Federica, ma soprattutto anche su tanti beni che appunto, come diceva poc'anzi lui, non sono proprio utilizzati, anzi. Sì, molto rapidamente, però perché non è l'argomento della serata, quindi semplicemente per dire che per fortuna il numero dei beni confiscati è in aumento, perché i tribunali e le inchieste della magistratura stanno per fortuna intercettando il patrimonio dei clan in maniera consistente. Il tribunale in questo momento gestisce un numero molto alto di beni. Il Comune di Roma si è dotato di un regolamento per la gestione dei beni confiscati, a cui dire, come Libera, come Rete dei Numeri Pari abbiamo in qualche modo cercato di spingere affinché questo fosse fatto. Secondo noi in questo momento il regolamento manca ancora di alcune parti fondamentali, ha alcune prescrizioni rispetto alla durata degli affidamenti dei beni troppo restringenti, quindi secondo noi servono ancora delle modifiche. Dovrebbero istituire, da un anno che il regolamento è stato approvato, ma ancora questo passaggio non l'hanno fatto, un forum di confronto con le associazioni, che secondo me è anche un modo per consentire che ci sia uno scambio di informazioni continuo e ininterrotto col mondo di quelle realtà sociali che poi possono portare dei progetti per utilizzare questi beni. È un anno che aspettiamo, che questo forum non è stato ancora messo in piedi, perché dall'altra parte intercettiamo comunque la volontà di tante realtà di farsi carico di questa cosa. Ecco, secondo noi quanto più si favorirà questo scambio proficuo tra mondo delle associazioni e istituzioni, tanto meno i beni rimarranno abbandonati, tanto più si potranno trovare delle soluzioni. Se questo non avviene e la questione dei beni viene trattata dai singoli uffici senza che la mano destra sappia cosa faccia la mano sinistra, per noi insomma inizia a esserci un problema grosso. Poi il grande rischio è che poi questi beni vengano poi monetizzati e tornino ai privati, forse. Però devo dire, su questo territorio c'è una rapidità, a differenza di altri quartieri, nell'assegnazione veramente impressionante. Poco tempo fa è stata sequestrata, ad esempio, la villa di Carmine Spada,
e lo dico perché insomma sono presidente onorario dell'associazione Noi, dell'associazione antimafia Noi, e quindi comunque ci siamo interessati immediatamente, perché per me l'idea di mettere un'associazione antimafia dentro la casa di Carmine Spada è una cosa, figuriamoci, però i beni sequestrati alle mafie qui funzionano, quindi cioè, adesso noi anche abbiamo provato a inoltrare domanda, qualsiasi associazione lo può fare, sta qui dietro a Piazza Gasparri, e devo dire che i beni in questo territorio vengono proprio ridati subito, bische, le panetterie funzionano, le sale scommesse sono... funzionano, quindi nel senso forse c'è poca richiesta, questo sì. Infatti io quando abbiamo fatto, quando l'associazione Noi, di cui sono presidente onorario, ha fatto richiesta per avere la villa di Carmine Spada, ho detto dobbiamo fare presto perché chissà quante richieste ci saranno, in realtà per il momento c'è solo la nostra, quindi no, ci può andare nessuno nella casa del bosco, quindi sbrighiamoci perché la vorranno tutti, la casa di Romoletto, no? Con i leoni davanti, e invece non c'era nessuno, quindi magari nel senso... Quando te la danno? Subito, immediatamente. No, nel senso, adesso ci deve essere comunque un iter perché è il sequestro, però c'è nel senso tempo, adesso c'è l'estate di mezzo, tempo settembre, la risposta arriva, perché questo, quando parliamo di sequestro, lo gestisce direttamente il tribunale. Il marasma e la difficoltà forse inizia quando va sull'agenzia, quando viene nell'agenzia dei beni confiscati, questo forse sì, però diciamo qua su Ostia che stanno facendo sequestri a raffica, sbrigate, cioè, casi di Romoletto, insomma, voglio dire, può essere una cosa interessante per ogni associazione, no? È una notizia che okay. Non aver voluto potenziare l'agenzia dei beni confiscati e aver avviato un progressivo smantellamento delle strutture dell'agenzia dei beni confiscati obbedisce a un disegno politico preciso, cioè disincentivare questo tipo di lotta alla mafia fatta, lo ricordo, questo giusto perché per la mia provenienza, sul sangue e sui lutti di molti siciliani, in primis Pio La Torre, che è l'inventore di questa roba qui, che è quello che ci consente oggi di avere poi il riuso sociale dei beni mafiosi, che è invece una conquista ottenuta dopo una mobilitazione straordinaria in tutto il paese promossa da Don Ciotti e da Libera, e queste due leve sono utilizzate con rapidità da alcuni tribunali illuminati, non tutti, con una rapidità e un'efficacia anche con tutte le strutture che si sono verificate a Palermo, che sono, come dire, la patologia di un sistema che complessivamente ha funzionato bene. Altra cosa, quando si arriva a confisca definitiva, lo Stato riprende in mano nella sua totalità quel bene e lo lascia deperire. Uno dei possibili utilizzi, per esempio, degli immobili, delle abitazioni, è quello di creare degli alloggi parcheggio per i senza tetto, ed è una cosa che abbiamo provato a fare anche a Palermo, sostenendola come giornale, mi sono impegnato io in prima persona nel sostenerla, e naturalmente è fallita come molte delle mie imprese, ma che va riproposta con grande forza, perché è vero che poi nell'assegnazione alle associazioni c'è lo scopo precipuo del riuso sociale dei beni, ma anche lì ci sono strutture. Ricordo, e lo ricordo da motociclista appassionato del marchio, quando scoprimmo per esempio che a Palermo un appartamento era confiscato alla mafia, Ciancillino in particolare, era stato dato al club degli amanti della Moto Guzzi, che non mi sembra esattamente un riuso sociale del bene confiscato. Grazie. Allora, Daniela Tagliano, presente, Spazio all'Arte. Eccoci, ti prego di una domanda. Buonasera, grazie dell'invito. Ciao Federica. Noi ci occupiamo di cultura nel territorio e principalmente di conoscenza, cerchiamo di divulgare le bellezze del nostro territorio per fare insorgere l'orgoglio e di conseguenza la salvaguardia dei beni. Quello di cui ci abbiamo necessità, bisogno, è proprio luoghi di incontro. Io non capisco per quale motivo io dovrei in teoria andare a fare amicizia con un gestore dello stabilimento per farmi dare uno spazio, quando penso che d'inverno, per esempio, gli spazi potrebbero essere dati alle associazioni non attraverso il gestore stesso, ma attraverso un'unità che non ci metta in condizione di dover chiedere. Dovrebbero essere degli spazi, ma non soltanto per associazioni culturali, ma specialmente per i giovani.
che hanno sempre più necessità di spazi per poter realizzare le loro attività extrascolastiche, come per esempio musica. Non ci sono delle sale dove poter suonare, fare musica in maniera libera, bisogna andare dal privato e pagare dei soldi. Invece negli stabilimenti, se uno si mettesse lì a suonare dalla mattina alla sera d'inverno, penso che non darebbe fastidio a nessuno. Quindi questa mia richiesta a voi del giornalisti è questa, cioè cercare di risolvere il problema degli spazi culturali, che sono fondamentali per il nostro territorio, perché prima di tutto fanno aggregazione e poi cercano appunto di svolgere un lavoro sociale. E poi la cosa importante è appunto attraverso questi spazi che per la maggior parte dell'anno sono chiusi, inutilizzati. Io non voglio andare a chiedere, io dovrei avere il diritto di averlo. Grazie. Grazie per la proposta, avanzata. Poi Raffaele Megna, stand up, presente? No. E Bruno Leonarduzzi, Comitato Pendolari. Vivete brutti giorni, credo, no? Vivete dei brutti giorni questi giorni. Assolutamente sì. Assolutamente sì, io ringrazio la redazione di Repubblica, in modo particolare Salvatore Giuffrida che ci ha dato questa possibilità. Le cose, a nessuno sfugge il nesso che c'è fondamentale tra i trasporti e Roma e Ostia Mare, insomma, per questo mi pare assolutamente inscindibile come rapporto, tenendo presente che c'è addirittura la nostra Costituzione che ci garantisce e ci deve garantire il diritto alla mobilità. Articolo 16 che ci dice che bisogna potersi muovere. Certo, non siamo più ai tempi dei cavalli e dei carretti, perché chiaramente allora era più facile muoversi in questo senso qui, siamo legati ai trasporti moderni e noi abbiamo sotto gli occhi di tutti quelli che sono i trasporti. Basta andare un giorno alla fermata di Ostia Lido per vedere quello che succede, insomma, ecco, quando un treno ti passa di questi periodi qui ogni 20 minuti possiamo capire quello che succede. Che succede sul quello che è l'idea dei trasporti pubblici. E, sarebbe dovuto venire il presidente dell'associazione del comitato, però purtroppo è stato chiamato invece alla regione Lazio proprio per il problema dei trasporti. Sta in viaggio per andare proprio questo problema dei trasporti. E io su questo problema dei trasporti volevo chiedere. Una cosa, a me personalmente, io sono qui da Ostia da un sacco d'anni, com'è possibile che si parla tanto, e poi i signori balneari, i signori del mare, che parlano tanto di rilancio del turistico del mare, rilancio turistico, perché sennò viene troppo poca gente, chiaramente, in questo senso qui. Com'è possibile che una stazione come la Piramide o le stazioni intermedie o sui treni stessi non sia pubblicizzata Ostia? Cioè, voglio dire, Ostia, noi abbiamo un polo, come quello di Ostia Antica, un polo che è a vanto di tutto il mondo, non c'è uno straccio di volantino sul treno che pubblicizza Ostia Antica. Adesso dico per dire Ostia Antica, ma Ostia stessa, se vogliamo parlare della Villa di Vigno, per esempio, un coso turistico che preveda il passaggio nella Villa di Vigno. Allora mi chiedo, questi balneari, io l'ho sempre chiamati proprio per sono proprio dei venditori di. Una volta si dicevano quelli che vendono salame, i cose, come si chiamano? Vabbè, non mi viene a me, ma puntano tutto su prendere quello che è possibile il sabato e la domenica, perché vengono quelli che si chiamano i facoltari, e su questi puntare tutto quanto il coso così. Questi non hanno la mentalità industriale, assolutamente, proprio non esiste proprio. A me personalmente mi è capitato di parlare con un stabilimentaro che mi ha detto, dice, ma io ho fatto investimenti, a me mi hanno dato un mutuo per costruire sulla sabbia. Signori, io dico, mi dica dov'è questa banca che ci vado immediatamente, perché mi hanno fatto un sacco di soldi. Cioè, una banca che dà il mutuo a una persona per costruire sulla sabbia, e poi i signori ci vengono a dire che vogliono anche essere rimborsati con un giusto, quando sarà, perché il mare
la corrente del mare gli ha portato via un pezzo di spiaggia. Signori, siamo a questo assurdo qui, insomma. Ecco, io puntavo su questa cosa qui per quanto riguarda la possibilità di sui trasporti. Poi dopo, ecco, scusate, approfitto, fatemi approfittare questa occasione. La settimana prossima, proprio a proposito di trasporti, noi faremo un convegno qui ad Ostia alle 17.30. Io ringrazio, e se ci date una mano anche voi, perché per i trasporti, come state facendo magnificamente per il mare, per i trasporti, il problema dei trasporti, alle 17.30 la fabulazione come comitato dei trasporti. Siete molto gentili, grazie. Il 10, mercoledì 10. Grazie. Andiamo avanti. Emanuela Borin, consulta inclusione sociale, presente? No. Andiamo avanti. Marta De Luca, Poste Antiche. Non c'è. Franco Giacomelli, Mare per Tutti. Andiamo avanti. Anna Longo, Italia Nostra. Non c'è. Forse c'è anche un altro prima. Domanda è dunque, sono Franco Giacomelli, presidente dell'associazione Mare Libero. Mi fa piacere che la cosa, insomma, i cittadini cominciano a rendersi conto veramente del problema, di quello che è la situazione. La mia domanda è questa, spero, domando a voi, uscendo da qui oggi, date seguito a questa cosa che sta, diciamo, che è nata. Ognuno di noi dovrebbe farsi carico e capire qual è il problema, e farsi promotore, seguire il promotore, insomma i giovani soprattutto, di quello che è la realtà del territorio, perché il mare è un bene comune e quindi dobbiamo più tardi possibile restituirlo ai figli e ai nipoti. Quindi ognuno di voi, mi auspico, insomma, che si faccia carico di questa situazione e ci aiuti. Grazie. Che io ho ancora segnato Michele di Lecce. Eccoci. Allora l'ho chiamato prima. Anna Longo, Italia Nostra. Come no? Ecco. Allora, io appunto rappresento Italia Nostra Litorale Romano, quindi anche le altre associazioni, anche Italia Nostra stasera con voi. La domanda è che la stampa e comunque la cittadinanza sia consapevole e si occupi anche del tema riserva del litorale romano, che l'ha nominata prima il collega del WWF. La riserva è nata nel 1996 a seguito delle battaglie di tanti ambientalisti, del WWF, di Italia Nostra e di Antonio Cederna. È nata dopo che negli anni 80 volevano lottizzare Capocotta, volevano costruire tutto su Capocotta. Dal 1996 la riserva non ha il piano di gestione, la riserva comprende Ostia, nel senso appunto la zona di Capocotta, che è la più pregiata, però una delle più pregiate, anche tutto il territorio di Fiumicino, e questo significa che il lungomuro di cui parlate per Ostia prosegue, come sapete, anche più a nord, quindi per esempio Maccarese è un lungomuro. Allora anche quello chiedo che sia focalizzato, perché i problemi riguardano anche l'area nord litorale. Abbiamo fatto un comunicato congiunto con Italia Nostra, WWF, con il FAI, con la LIPU, e abbiamo chiesto con questo comunicato che si sbrighino a tirar fuori il piano di gestione. Forse si è, ma comunque parlo, mi sentite uguale, credo. Sì. Io provo a parlare, adesso si sente di più. Quindi abbiamo fatto questo comunicato congiunto, l'abbiamo mandato a tutte le istituzioni coinvolte, abbiamo chiesto che si sbrighino. Non so se è un caso, ma il commissario ad acta Vito Consoli, che è quello che deve dal 2015 che lavora al piano di gestione, ha convocato tutte le associazioni per una riunione la settimana con l'altra. Quindi forse qualcosa si sta smuovendo. Esiste un altro organismo che si chiama Commissione di Riserva, che è quella che ha i poteri di veto, è scaduta e non l'hanno rinnovata, e quella dovrebbe approvare il piano di gestione, però non c'è la commissione,
i comuni amministrano loro il territorio della riserva, che è la più grande d'Italia, è la riserva statale naturale più grande d'Italia, e noi siamo qui in questo luogo. I comuni le amministrano come possono amministrare dei comuni che hanno delle pressioni, come forse chi si è sentito, si è avvertito, hanno tante di quelle pressioni che per fare tutela forse non sono gli organi più indicati, però questo è stato il decreto istitutivo, questo è l'assetto, manca il piano di gestione, che è quello che di fatto favorirebbe, consentirebbe la legalità in questo territorio. Avete sentito parlare del raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino, avrete sentito parlare del porto commerciale, forse non avete sentito parlare del raddoppio dell'ospedale Bambino Gesù a Palidoro. Sono tutte criticità enormi che riguardano il fatto di non aver capito che questo territorio da proteggere, che il mare, le dune, la spiaggia sono luoghi che ci possono dare anche, perché no, ricchezza, ma non nel modo che qui è stato giustamente stigmatizzato, ma forse ripartendo da noi, ripartendo dalle persone, ripartendo dall'amore per la natura e dalla libertà di vivere la spiaggia libera. Grazie a tutti. Io c'ho Michele Di Lecce, ecco, presente. Domanda, per domanda sul tema. Una piccola premessa. Abbiamo cominciato a fare la battaglia per entrare negli stabilimenti negli anni 70, in realtà. Mi ricordo un episodio soltanto, cercammo di entrare al ristorante Venezia. Ristorante Venezia, che era uno stabilimento, chiamò i cenerini, ci caricarono e ci denunciarono. Il pretore Amendola ci diede ragione, quindi questo negli anni 70. Una piccola premessa della domanda. Qui succede questo: un pugno di famiglie locali si è impadronito dell'arenile e della spiaggia. Con il sistema delle società a responsabilità limitata hanno fatto compravendita delle concessioni, si sono riposizionati, prima del pezzo c'era un pezzo, adesso c'era l'altro pezzo che ha scambiato con un altro, si sono impadroniti di parte delle spiagge libere. Parte delle spiagge libere, per esempio, in Venezia ha fatto delle piscine su una spiaggia libera, tra la vecchia Pineta e la Pinetina c'era una spiaggia libera, se ne la sono divisa metà per uno. Questo è il punto focale, è un pugno di famiglie locali, non so, 71. Bene, noi nel Comitato Mare per Tutti questa gente la combatteremo sugli arenili, la combatteremo agli ingressi, la combatteremo nelle procure, la combatteremo nei tribunali, faremo ricorsi, ce la metteremo tutta, la combatteremo dal mare anche, come abbiamo fatto. Adesso una domanda che voglio fare è questa, la domanda lasciamo perdere Paolo Ferrara, perché quello è Pinocchio, no? Pinocchio si è venduto al peccettario e adesso sta nel paese dei balocchi. In realtà lui sta nelle mani di Mangiafuoco, questo è il punto, no? Nelle mani di Mangiafuoco, cioè i balneari. E adesso quindi lui appoggia i balneari. Prima in campagna elettorale dicevano che avrebbero abbattuto il lungo muro, no? Non hanno abbattuto un metro di lungo muro, è caduto il muro di Berlino. Ma che è? La grande muraglia cinese questa qua, ma non si può abbattere il lungo muro, che problema c'è? Allora, domanda è questa: è possibile trovare un sistema, fare delle iniziative parlamentari, sollecitare i deputati, i senatori a fare una legge che vieti nella maniera più assoluta di dare le concessioni a società a responsabilità limitata, le quali fanno poi questo: quando hanno fatto l'abuso non sai con chi prendertela, questo è il punto fondamentale. Le concessioni vanno divise, 300 metri di concessione, è chiaro che ci fai un muro, fai 100 metri di spiaggia libera, 100 metri di stabilimento, e ce ne deve essere stabilimenti, per carità, ma loro con questo sistema hanno ammazzato il turismo. I turisti non vengono, loro erano stati ingaggiati per fare il servizio alla balneazione, hanno cambiato la regola di ingaggio, fanno i ristoranti e fanno gli abbonamenti annuali, i turisti li respingono, dice Papagli, io i facottari non li voglio, lo dice proprio, non li voglio quelli che vengono qua, che mi danno 10 euro, non li voglio, io voglio gli abbonati. Mi sembra che tra l'altro ci fosse un piano di ridisegnare, no, tutto il... Su questo rispondo.
Allora, per quanto riguarda i piani, io vorrei cogliere l'occasione per lanciare un monito. Tutte le volte che viene posta la domanda sull'abbattimento di questo muro viene citato il progetto di piano utilizzo degli arenili che è stato redatto in realtà dall'amministrazione commissariale con Vulpiani e viene difeso dall'attuale amministrazione capitolina, che viene utilizzato come pretesto per andare in direzione dell'abbattimento del lungomuro. Quindi non vi preoccupate, adesso noi approviamo il PUA e il lungomuro viene abbattuto. Ecco, questa cosa io la dico davanti a giornalisti perché è importante che si inizi a dirlo, perché una volta che noi avremo, come spero che si sia fatto, superato questo equivoco sulle proroghe, che, su cui poi vanno dette due parole da qualcuno perché è importante dirlo, e risolto il problema dell'accessibilità eccetera eccetera, lo scoglio rimarrà questo, e rimarrà questo PUA. Questo PUA contiene la parola demolizione una sola volta e la frase recita più o meno: i concessionari di stabilimenti devono provvedere dei progetti di riqualificazione inclusa eventuale demolizione e ricostruzione. Non è scritto da nessuna parte la parola demolizione, da nessuna parte. E aggiungo anche, tanto per parlare sempre di demolizione, che invece viene citato sempre all'interno di questo piano questo indice di edificabilità che è preso in prestito dal piano regolatore, che assegna alle spiagge la categoria di aree verdi. Nel testo del piano regolatore non c'è scritto, invece nella planimetria il colore delle spiagge corrisponde al colore delle aree verdi, su cui il piano regolatore appunto prevede un'edificabilità del 5%. C'è uno studio del municipio a firma Crisostomi 2013, se non sbaglio, che certifica come per raggiungere questo 5% di edificabilità ci sia un residuo edificabile di 17.000 metri quadrati da edificare sulla linea. Quindi attenzione, questa cosa va detta e strillata, e proprio ci si deve fare i manifesti. Questo PUA è una sanatoria e un'apertura a nuove edificazioni sul lungomare. Attenzione, questa cosa diciamola in tutte le sedi possibili. Leggete quel testo che è molto arzigogolato, poi anche lì ci sono altre cose che prorogano eccetera, però questa cosa teniamola assolutamente bene in testa. Allora, proprio sul tema delle proroghe, come chiedo proprio a Marco Giovedi, come puoi provare a lui questo, ci deve lasciare, e proprio perché voi vi siete proprio battuti nei giorni scorsi proprio su questo tema. No, molto brevemente, diciamo che abbiamo semplicemente anche espresso il sostegno, no, al percorso che è stato avviato dal Comitato Mare per Tutti, Italia Ambiente, sul tema delle proroghe, quindi anche rispetto a quest'ultima sottolineatura, cioè della prospettiva di nuova e di una continua edificazione delle spiagge, siamo ovviamente contrari affinché questo appunto avvenga, perché la situazione è già drammatica in questo contesto, ovviamente non può peggiorare con nuove edificazioni sul lungomare. Un paio di sottolineature volevo fare, uno per sollevare un ulteriore argomento, un altro rispetto ad alcune considerazioni che sono state fatte. Ovviamente si è sottolineato più volte le contraddizioni anche della politica di oggi, che di fronte a questo tema promette qualcosa e poi non fa, non si muove. Bisogna però giusto ricordarci un attimo che purtroppo, se questo problema oggi è così grave e così radicato, voglio dire, sono passate amministrazioni di colori i più diversi e questo problema è rimasto e anzi si è accresciuto nella sua gravità, e quindi questo ce lo dobbiamo dire con grande franchezza. È un problema se Paolo Ferrara cambia la versione rispetto a quello che vuole fare un giorno sì e l'altro pure, ma è un problema se siamo arrivati ad oggi con amministrazioni di destra, di sinistra e di vari colori che purtroppo, come dire, è un dato di fatto, hanno eseguito quello che il potere dell'economia più forte di questo territorio ha voluto che fosse, e la situazione è andata avanti per anni, questo non possiamo negarcelo. L'altra cosa che vorrei sottolineare, proprio in quest'ottica di bene che è utilizzato a fini privatistici, è quanto una risorsa così importante che può dare lavoro a tantissime persone, spesso dà lavoro in condizioni non proprio di legalità. Posso parlare per esperienza personale di 12 anni fa, quando per lavorare 12 ore in spiaggia prendevi 35 euro al giorno, senza contratto ovviamente, a 2 euro e mezzo l'ora, che più o meno la paga che si prende
che prendono purtroppo i poveri migranti sfruttati in agricoltura, ma le condizioni sono molto simili. E questo è un tema gigantesco di questo territorio, perché quello è una risorsa per tutti, anche perché può dare lavoro a tante persone, a tanti ragazzi che possono fare esperienza, crescere professionalmente, offrire un servizio di qualità. Prima si diceva qualcosa, no, su come si fa impresa anche in ambito balneare di questo territorio, però è chiaro che se poi si continuano a sottopagare tutti quelli che vengono, che lavorano in spiaggia, non gli si fanno i contratti, poi il servizio che si offre è quello. Si fanno i soldi sui parcheggi abusivi creati sull'Arenile con una bella colata di asfalto, 100 posti macchina a 7 euro al giorno, e sono buoni tutti a fare impresa così, voglio dire. E invece altra cosa è offrire dei servizi di qualità rispettando l'ambiente, possibilmente assumendo le persone in regola, facendo un contratto come si deve, cosa che non accade in alcuni casi, ma insomma. Quindi su questo c'è da mettere un altro faro, secondo me, gigantesco, e quindi speriamo che insomma anche come quotidiano possiate farlo. Purtroppo devo andare alla riunione, quindi vi devo salutare, buona serata e grazie per l'iniziativa. Grazie a Marco Paese di Libero, e tra l'altro aggiungere che qualche volta è successo anche che chi ha cercato di chiedere, di pretendere diritti sia stato poi picchiato in questa. Allora, io ho ancora segnato Americo Mancinelli. Sì. Sono gli ultimi interventi, poi Americo, poi? Poi c'è altro su dell'ultimo. Una domanda, deve essere una domanda, devo premettere che la costa sta morendo, non ha più le sue interazioni naturali della costa sabbiosa mediterranea. La spiaggia non è una cosa sì, la spiaggia fa parte della costa e con le sue interazioni. L'invadenza, prepotenza d'arroganza antropica balneare provoca irrimediabile erosione, che non è una sciocchezza. Tutta la costa è fornita, diciamo, da un nastro trasportatore che è la corrente sottocosta, che viene da Ponente a Levante. Quel porto appena fatto da 20 anni circa, nessuno ha fiatato, nessuno si ha detto una parola sul danno irrimediabile che fa. Quindi è un buco nero, la sabbia entra lì dentro, in questi tempi proprio, viene riversata fuori donando la bobbiccia, no, dona sabbia piena di idrocarburi a tutti i bambini, anziani, deboli che la bevono per sbaglio durante tutta la... E quella non si ferma, quella è continua. Quindi questi versamenti di sporcizia dal porto, che ha bisogno di essere ripulito, con le sue barche che vanno a motore dentro, non vanno solo a vela, è una fogna continua che si crea, è una fabbrica, hanno saputo fare la fabbrica dell'erosione sul mare, hanno saputo fare la fabbrica della distruzione della costa. Scusate se forse... Sì, la domanda è che dovremmo promuovere di più... La costa deve essere, secondo me, secondo tanti, sotto tutela della Guardia Forestale. Ecco la domanda che in queste cose si chieda e intervenga molto la presenza proprio della Guardia Forestale e sui nostri programmi, perché è una cosa essenziale. Abbiamo una costa più ricca di tutte di valenze di tutto il mondo, quella storica, archeologica, naturalistica, è una cosa che non finisce più. Di fare richieste anche alla forestale di fare questo qua e diffondere la cultura nelle scuole, prendere contatti, prendere sia in città che nelle scuole, essere veramente presenti. Io con Mare Libero sono disponibile. Grazie mille. Chiedo più che un intervento, una domanda. Allora, è la politica che ha creato tutto questo, non l'abbiamo detto tutti, perché è una lobby che ha fatto dare soldi, contrario, e quindi la responsabilità diamola a chi ha governato in questi anni. Solo una cosa volevo segnalarvi, visto che siete anche giornalisti, fate queste parte. Ogni anno la sindaca fa un'ordinanza, io vi pregherei di leggerla nel dettaglio. Questa ordinanza viene fatta per legge e viene messa nel cassetto e non viene applicata. Noi insieme a Agostino eccetera stiamo facendo una battaglia, cioè per quale ragione questa ordinanza, che la fanno per non essere denunciati perché è un loro dovere,
però non viene applicata. Perché dico questo? Perché se voi leggete per l'ordinanza sarebbe una rivoluzione sulle, incominciando dalle noi qualche però questo qui è un'omissione molto grave, noi abbiamo fatto esposti, denunce eccetera, però questa è una battaglia di legalità, cioè se tu fai, loro sono andati sulla spiaggia e l'hanno mandati via eccetera, però l'ordinanza dice che non si possono fare recinti, non si può fare quello, non si può fare quell'altro. Voi sapete, i stabilimenti devono stare aperti, i cancelli, anche tutto l'anno, anche d'inverno, e abbiamo incominciato adesso col comandante a cercare di fare. Quindi ci sono molte cose, io non ho il tempo, però vi segnalo l'importanza. Se vogliamo ripristinare la legalità, ci abbiamo uno strumento. La sindaca faccia rispettare ai vigili urbani l'ordinanza balneare. Vuoi dire ancora una cosa? Federica, vuoi dire una cosa? C'è un intervento di... Allora io vi ringrazio, ringrazierei tutti, siamo stati credo dentro i tempi e credo che abbiamo creato un momento di confronto, soprattutto per ragionare. Vi ringrazio e alla prossima volta arrivederci.